Caro Povia, qui il tuo amico Sante Gian, ti seguo sempre, bravo, canti bene e ultimamente sto vedendo qualche video tuo. Certo che c'hai ragione, ti sfottano, ho visto quel film nel quale dicevi che parlano male di te e ti tolgono lavoro. Concerti, performance, tournée, tour. E insomma, si comportano male. Parlano di te dicendo che sei ubriaco, drogato, eccetera. Comunque, purtroppo, lo sai anche te, no? Noi italiani a volte amiamo sfotterci, parlare male. Vilipendere. Ecco, io ti voglio fare questo video commentario al tuo video, perché siccome tu hai commentato ai miei video e io ricambio. Comunque, hai ragione, ma il fatto è perché tu ti fidi troppo degli altri. Magari tu hai commesso lo stesso sbaglio, almeno da questo punto di vista, poi in generale credo di no, che Silvio Berlusconi. Dicevo, caro Povia, tu hai peccato di ingenuità come certo Silvio Berlusconi, il quale ha iniziato a dire la gnocca, il partito della gnocca, che poi detto fra noi, Thomas Median già aveva fatto un film nel quale parlava del partito della figa, della gnocca, della topa, quindi Silvio Berlusconi ha imitato Thomas Median e Beppe Grillo Giorgio Bracardi quando diceva Fangala, Fangala, Arassara, Fangala, ma è una parentesi a parte. Quindi Berlusconi, tanto a farsi il satiro, tanto a farsi le allusioni sessuali, a toccare il culo della vigilessa, della Merkel, alla fine si è costruito una reputazione. E poi lo sputtanavano tutti. Quindi io ho visto qualche video tuo in Facebook dove strillavi, facevi urli acuti e ti dicevi sono fatto, non so che cosa. E poi in internet si è commentato molto. Poi si fa, poi si droga, ma che cosa prendi? Chi è il tuo dealer che ti vende? Ti vende delle cose variate, per cui tu hai fatto dell'autoironia, che strillavi, che eri fatto, che eri su di giri, che avevi bevuto, però adesso ti fanno le scarpe gli altri perché ti sei creato una reputazione. Magari tu scherzavi, non era vero niente, no? Però adesso se ne approfittano tutti quanti gli altri per levarti fuori di mezzo, perché ci sono dei video interessanti tuoi. L'albero, l'albero, il treno, che il treno, e poi fai il concerto. I più grandi osservatori avranno visto che ho rimodernizzato l'ambiente, l'ho pitturato e ho cambiato la disposizione delle biblioteche e dei libri. Poi vorrei anche cogliere l'occasione per dirvi che io non sto più in Facebook. Se volete contattarmi, se vuoi contattarmi, io sto su Google Plus. Però dicevo che tu ti sei fidato troppo degli altri, tu hai fatto troppa autoironia e adesso forse purtroppo ne paghi le conseguenze. Perché facevi lo spiritoso, oh, facevi versi, no? Facevi. E quindi magari ecco ti fanno loro dell'autoironia a te ed è poco divertente. Però tu hai messo dei video in Facebook e in YouTube dove strillavi, facevi degli acuti, oh! Facevi che eri fatto, che simulavi naturalmente. Io non credevo che tu stessi veramente fuori sul serio. Però c'è chi ci crede o c'è chi ne approfitta a farlo credere.
Quindi adesso se si sparge la voce che sei ubriaco, che sei drogato, che sei fatto, che sei su di giri, però forse è perché tu stesso hai fatto quell'autoironia che adesso te la fanno ascoltare, anche se non era vero niente. Perché è così, in Italia la gente ama sfottere gli altri e poi siamo troppo competitivi, vogliamo fare vedere che siamo più bravi degli altri. E poi ecco, tu ne paghi lo scotto. Forse è stato per quello. Prima di caricare del materiale in internet facendo dell'autoironia, bisogna vedere che chi lo va a vedere, perché poi magari se ne possono approfittare. E quello è il caso della politica di Berlusconi, che lui diceva sempre viva la fica, viva la gnocca, e adesso c'ha la reputazione in tutto il mondo di puttaniere. E anche il caso tuo, che tanto facevi strilletti sottili, sguardi, perché interpretavi una parte. Però adesso quella parte te l'hanno appioppata, te l'hanno affibbiata, te l'hanno cucita addosso e ti hanno etichettato. Non è giusto? Perché tu sei, oltre che un cantante, un interprete. Però è così. Se ne approfittano della tua buona fede, che tu hai fatto autoironia a 360 gradi, non guardando di controllarla un po', perché chi pubblica in internet pubblica del materiale che poi può riutilizzare chiunque. Magari se quelle cose uscivano nella Rai era difficile duplicarle, non so. Vabbè, allora questa è l'idea mia, caro Povia. Tu hai fatto dell'autoironia, chiaro, interpretando delle parti, delle macchiette. Invece ci hanno lavorato su quelle parti, su quelle macchiette, e ti hanno attribuito cose inesistenti. E adesso è dura, difficile vincere la reputazione che tu stesso ti sei creato, magari, o le impressioni che hai incentivato o che magari non volevi incentivare negli altri, soprattutto in quelli che possono usare a tuo sfavore le cose che tu stesso hai registrato, i video in Facebook. E io ho visto nei commentari di quei video che dicevano di tutti i colori e tu non cancellavi i commentari. Io ti appoggio, so che le mendacità che dicono su di te sono tutte false, però voglio dire, bisogna controllare quello che uno di sé dice di se stesso per condividerlo in internet. Perché qualcuno ti può prendere sul serio. Quindi ciao, grazie dei commentari che fate nei video, ti seguo sempre, continua a cantare e a risentirci. Il tuo Santen Chan. Ciao. E mi raccomando, se volete che vi parli di qualche lettura, magari che io non ho letto, così mi informo in internet, ditemelo. Sto per fare altre recensioni, o meglio, commentari letterari, non so, non mi sto a dire tutti i titoli perché sono tanti, ma voi se avete qualche libro favorito ditemelo. E poi io non sto più in Facebook perché sempre vogliono verificare l'account ogni anno, ogni 6 mesi. Adesso devo riconoscere dalle foto i miei iscritti, ma ne ho tanti, in più di 9 anni ho più di 1000 contatti. Come faccio a ricordarmi i nomi di tutti? Allora io già non sto più su Facebook, sto su Google Plus, e poi adesso sto intentando cominciare con una rete sociale che non mi ricordo il nome, però lo dirò in futuro, metterò il link, però non riesco a capire come funziona l'interface perché preferisco Google Plus. Beh, allora SCC in Google Plus, e se volete vedere le attualizzazioni delle mie foto, più che in Google Plus le metto in Instagram. Ciao.